Sulla bara il suo casco e la maglia indossata molte volte mentre era in sella alla sua moto. La foto era probabilmente una delle sue preferite, l'aveva scelta anche per i suoi profili social. La chiesa piena, fuori tantissimi giovani con le loro due ruote. Il rombo dei motori, la sua grande passione, ha fatto da sottofondo anche nella giornata dell'addio. A Monte Olimpino oggi i funerali di Simone Ceccherini, 21enne comasco che ha perso la vita in un drammatico incidente sabato pomeriggio sulla statale Regina Brienno, mentre viaggiava sulla sua amata KTM. Negli sguardi di parenti e amici la sofferenza e l'incredulità per la scomparsa di un figlio, un fratello, un nipote, un amico speciale. Un ragazzo descritto bene nelle parole pronunciate oggi dallo zio. Un ragazzo sveglio, solare, simpatico. Orgoglio dei tuoi genitori, di tuo fratello, dei tuoi nonni, di noi zii, dei tuoi cugini. Faccia d'angelo, capelli biondi, occhi azzurri, sempre sorridente. Impossibile confortare la famiglia e gli amici davanti ad una perdita di tale portata. Nelle parole del parroco, l'invito a portare avanti le sue passioni. Le sue giovani passioni continuano a dare vita e speranza alle nostre passioni. E allora non possiamo smettere di ringraziare ogni giorno per la vita, per la famiglia, per gli amici, per tutte le possibilità che abbiamo, per i progetti, per i desideri, per i sogni. E non possiamo smettere di dare il meglio di noi stessi ogni giorno e in ogni momento. La bara portata a spalla dagli amici e poi i palloncini, l'applauso e le moto a tributargli l'ultimo saluto.